Le piante sono il regalo per eccellenza in qualsiasi occasione e durante tutto l'anno. Inoltre possono essere donate a chiunque, familiari, amici, colleghi, conoscenti, e sono gradite da persone di ogni età e genere. Regalare una pianta a Natale poi è ancora più apprezzabile, perché alla pianta in sé si aggiunge il corrispondente valore simbolico di amore, fortuna, vitalità e speranza. Vediamo quali sono le principali piante benauguranti da offrire in dono nel periodo delle festività natalizie. La stella di Natale è la pianta natalizia per eccellenza. Con le sue foglie rosse porta con sé l'idea di amore e rinascita. Il pungitopo ha foglie verdi e bacche rosse e si trova soprattutto nelle composizioni che addobbano il centro tavola e vengono regalate con l'idea di portare ricchezza. Il cactus di Natale è una pianta grassa molto resistente. Resiste infatti anche a chi non ha il classico pollice verde. Ha fiori che sbocciano tra dicembre e gennaio e l'augurio di porta fortuna è legato al fatto che è una pianta che può durare fino a 30 anni. Il vischio poi. Chi non si è baciato a Capodanno sotto una pianta di vischio? Il suo proverbiale romanticismo nasce da un'antica leggenda. È una pianta che vive in simbiosi con altre e produce delle voluttuose bacche bianche. L'agrifoglio. Anche questa pianta è legata a doppio filo con il Natale e la sua tradizione. Ha foglie dall'aspetto particolare con i bordi spinosi, produce bacche rosse e viene utilizzata per comporre ghirlande da appendere alle porte o sulle scale di casa. In definitiva, regalare una pianta a Natale è molto meno banale di quanto si pensi. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità.